Molto buongiorno a tutti. Sto andando a vedere una bicicletta che avrei tanto tanto voluto provarla prima. Voluto provarla, sì. Ma non in questa maniera. E infatti mi ha chiamato un mio caro conoscente, non so se si vorrà far riprendere, adesso vedremo, che mi ha detto: "Senti, me la sono comprata, mi vieni a dare un'occhiata perché..." E mi ha detto un paio di cose. Sì, che adesso la sto andando a vedere. In realtà questo sarà probabilmente uno dei primi contenuti che caricherò sull'altro canale. Per cui qua giù vediamo dietro le quinte. Ma la prova pratica la vedremo di là. Io già la vedo. Na na Mannaggia allora. Premessa, quando era ancora, non l'avevano ancora fatta uscire, io già avevo contattato, ormai avevo un po' di rapporti con questa azienda qua giù e i rapporti erano diventati positivi, non più negativi, e avevo detto: "Me la mandate così la provo, vengo io in un posto dove ce l'avete, la provo e ve la rilascio subito, non è che la voglio tenere, ma almeno voglio sapere se è buona o no." E sì, ne parliamo, e poi ovviamente non me l'hanno mandata. E adesso questo mio amico mi ha contattato e mi ha detto: "Guarda, io ce l'ho, che si fa? Guardiamola subito." Allora, anzitutto telaio molto bello, ma con queste saldature di rinforzo un po' bruttine, però vabbè, magari sono l'ultima cosa che può dare all'occhio. Dunque, la prima cosa che ovviamente dà all'occhio, secondo me, è questa forcella. Molto molto bella, con regolazione. Qua giù niente, niente, soltanto la regolazione della compressione. Fanalino appoggiato, ma bello resistente, bello fisso. Graffiare alla forca, non lo so, però mi sembra molto carino. Passaggio dei cavi mi piace. Parafango è lo stesso della Engui EP2. Io sto già iniziando, eh. Allora, qua giù si fa ovviamente notare la dotazione di serie, la forcella messa così mi piace veramente, molto carina, un po' complicato qui fare l'allineamento, parecchio complicato. E il rinforzo, per quanto brutto esteticamente, però immagino sia per la predisposizione della doppia batteria. Il telaio dietro è un po' bruttino, qua giù lo abbiamo un po' bruttino, l'attacco è un po' bruttino, i cavi sono un po' bruttini. Qua sotto centralina in involucro di plastica da cui può fuori uscire acqua, freni a disco meccanico, ma niente che tanto non sappiate già, sicché non vi dico nulla di nuovo. Motore di produzione freschissima, perché comunque se stiamo parlando di giugno 2023, motore ancora una volta con scritto 750 watt, per cui teoricamente non può circolare. Bah, sono curioso di provarlo, adesso lo andrò a provare. Ah, un lampeggiato d'oro. Freno. Ah, no, l'ho chiusa. Ah, deve essere aperta sulla batteria. Intanto riprendere queste scrittine qui, bellissime. Che c'ha 25 A massimi. Che questa è una cosa bella perché non la segnala quasi nessuno, di quanto è la corrente Massimo. massima di scarica di poi. Curioso di vedere l'ultima cosa, che è questa. Non sciottola. Ma per nulla. Se non muoto male la rotella avanti. E ora guardiamo. Ma Purtroppo. dietro pensavo, invece assolutamente no. Bellino. Beh, sembra un chopper. Di lusso. Se non pedali, se pedali. Sì, se non pedali, sì. Cioè.
buffa perché allora c'hai il peso, la ricetta è spostato tutto dietro alla ruota, il che ti dà una sensazione di stabilità dietro, però molto instabile davanti. Molto instabile. Quando vai a guidare nelle curve. Sì, è vero. O se guidi con una mano sola, quindi una vuole. Sì, no, non ce la fai. È vero. Cioè, per quanto assomiglia a una moto, è distante dalla moto, perché la moto in realtà c'ha tutto il peso del motore davanti che te la tiene giù. Te puoi stare anche sul codino dietro e ugualmente non cambia niente, sì, cambia nulla, perché il peso del motore ti dà questa stabilità. Qui invece non ce l'hai, perché quasi si scoprirebbe così. Sì, sì, ti impegna, si impegna. Se stai dietro. Figate. Ma c'è uno e si impegna uguale. Sì, è la bici degli stuntman questa. Davvero? Sì, per fare l'acrobazia all'indietro. Sì, è bellino. No, bellino. È busto, sì, il motore è parecchio rumoroso, c'è un video perché sono tutti passati molto molto vicini con semplici fascette, quindi è facile poi il movimento qua giù col pezzettino di plastica, però non ho sentito, cioè è talmente rigida che non si sente nemmeno se lì c'è gioco o no, però quello sarebbe da provare sicuramente. E più uguale c'è questo cavo che passa molto molto vicino alla ruota. Però guarda. Bene, ho provato questa bicicletta e ora sono tornato al container per fare un po' di lavori. Bene, se volete avere maggiori informazioni su questa bicicletta, vedere la prova completa, che in realtà i video sono più o meno gli stessi, ma con i commenti sulla prova completa li trovate sull'altro canale, quello di Compare a Veicoli Elettrici senza il punto it, perché il punto it è il sito, ma il canale YouTube si chiama Compare a Veicoli Elettrici e vedrete tutto quanto. Nel dietro le quinte vi dico che il cliente mi ha chiamato, che poi è un amico, non è un cliente, perché praticamente questa bicicletta l'ha comprata nuova, la voleva comprare usata, ma invece l'ha comprata nuova, l'ha comprata singola batteria perché ha visto un notevole risparmio su un sito e ha detto: dato che risparmio questa cifra, anche se vado a comprare la seconda batteria avrò risparmiato questa cifra. Ma l'autonomia che la ditta dichiara con una batteria è all'incirca di 40 km, in realtà lui ne ha fatti praticamente nemmeno 6-7 ed era già oltre la metà della carica, per cui diciamo che a prova pratica dovrebbe avere un'autonomia di circa 12-15 km a singola batteria, che sono ben distanti dai 40 dichiarati dalla casa madre. Peraltro viene dichiarato con possibilità di pedalare, quindi se pedali aumenti fino a tantissima autonomia. Qualche considerazione sulla pedalata la troverete di là. Già, piccolo aggiornamento. Dopo pochissimi giorni il cliente mi ha chiamato. Ha un problema, errore comunicazione. Un errore veramente bastardo. In realtà sembrerebbe che questa bicicletta soffra il caldo, per cui se lasciata sotto il sole dà errore comunicazione. Ottima cosa averlo scoperto. Grazie ancora Lorenzo, perché ci hai risolto un problema che invece la Engui, una volta contattati, mi ha detto che avrebbero risolto soltanto a pagamento, proprio come consulenza, cioè 30 euro per l'apertura di un ticket. Grande Patrizio, numero uno. Signori, vi lascio al me dell'altra volta. Noi ci vediamo alla prossima. Molto buongiorno!